Ecco, tra i progetti di successo ci sono anche artisti conosciuti nel panorama sì. musicale italiano, no? Questo non per aprire una polemica, però segnala forse attenzione al mondo della discografia che sta chiaramente subendo delle difficoltà. Forse il crowdfunding è una possibilità per il futuro della musica o... Guarda, non ho la presunzione di dire che il crowdfunding o Music Razor sia il futuro della discografia. Sicuramente è un'opportunità, è un'alternativa. Oggi la crisi che l'Italia sta attraversando è terribile, le case discografiche sono in ginocchio, ma se non ci fosse stata questa crisi la situazione non sarebbe stata migliore, perché la crisi del mercato discografico è iniziata già 15 anni fa col digitale, con Napster, con i masterizzatori. Quindi oggi le case discografiche, le major di oggi, hanno la stessa offerta delle indipendenti di 10 anni fa. Le indipendenti di oggi, se fanno una o due produzioni l'anno, è già tantissimo. Quindi di contro invece ci sono tutta una serie di artisti che o vogliono intraprendere la carriera musicale o magari l'hanno già intrapresa, però fanno fatica a continuarla perché non trovano le risorse finanziarie da parte delle case discografiche, che non hanno più soldi da investire. Ci sono tantissimi artisti che fanno ottima musica che però si trovano appunto fuori dal mercato. L'alternativa qual è? L'autoproduzione. L'autoproduzione però il problema ritorna sempre lì: dove trovi i fondi per pagare lo studio di registrazione, per pagare un ufficio stampa, per stampare i tuoi dischi? O ce li hai già o il gruppo in qualche modo se ti tira fuori, li risparmia dei concerti che fa. Oppure una possibilità è appunto quello di andare su un sito di crowdfunding come Music Razor e dare delle cose belle, interessanti, esclusive ai propri fan, in modo tale da farli proprio partecipi di un progetto e quindi fare un disco insieme. Fare un disco insieme non significa che i fan cantano al posto del cantante o sono al posto dei musicisti, significa che il loro contributo è estremamente importante e determinante per appunto la produzione del progetto stesso. E quando il fan si trova il proprio nome e cognome nel booklet di ringraziamento del CD, secondo me questa è una cosa fantastica. Se io avessi potuto avere il mio nome e cognome nei dischi dei CCCP o dei primi Rit FIBA sarebbe stato per me un onore gigantesco. Oggi questo è possibile. Perfetto. Un'ultima cosa, domanda curiosa, è un conflitto di interessi se Marta aprono un progetto su Music Razor? Allora, Music Razor non è stato pensato per i Marta sui tubi e non so se faremo mai, non abbiamo ancora parlato sinceramente. Probabilmente, chi lo sa, magari in futuro faremo qualcosa su Music Razor, ma non è un conflitto di interessi, eventualmente sarebbe una coincidenza di interessi. Quindi possono fare i Marta come l'ha fatto Gianni Marocco, come l'ha fatto Massimo Zamboni, Yulan Bator, lo Stato Sociale che hanno suonato qua un paio di giorni fa. Insomma, sono tantissimi gli artisti anche con una certa fama e carriera alle spalle che si sono avvalsi di questo strumento. E noi cerchiamo di proporlo, di diffonderlo il più possibile, perché riteniamo che sia un'alternativa valida. Ok, all'interno di questo festival con Music Razor abbiamo preparato delle pillole in rete, insomma tutti i progetti che sono attivi oppure hanno avuto successo o comunque sono citabili per carattere musicale simile a quello che sentiremo qui. Vediamo magari la prima pillola e degli amanti, se dalla regia ce la mandano, la guardiamo insieme. Ciao a tutti, benvenuti allo Sherwood, io sono Miriam e questa è Pillole in Rete. Vi voglio parlare di quattro ragazzi del sud che si sono però incontrati al nord. Arrivano da strade diverse musicali, da quella jazz, da quella rock, da quella blues, però si amano tra di loro e amano a loro volta. Hanno deciso di registrare il loro primo disco interamente su nastro. Direi che è romantica come idea, no?
cado sempre in piedi, anche quando son seduto, rido spesso a caso, e poi ci penso e rido di me stesso. Un disco maturo ha iniziato a prendere forma con l'uscita del nostro EP, ed è cresciuto con pazienza, alimentato dall'impegno e dalla passione che gli abbiamo dedicato. Ora può finalmente prendere vita. 10 brani, 10 gemelli aspettano di venire alla luce. E questo accadrà solo se voi, amanti come noi, ci dedicherete la vostra sensibilità, l'ascolto. La nostra idea è quella di realizzare un disco interamente su nastro e successivamente mixarlo e masterizzarlo. Questo tecnicamente è il percorso che può rendere al meglio la nostra idea per questo nuovo prodotto. Come potete notare, abbiamo ideato per voi diversi pacchetti acquistabili. Con questi non solo darete una mano alla realizzazione del nostro progetto e al raggiungimento dell'obiettivo, ma sarete anche voi i veri protagonisti della sua riuscita. Ad obiettivo raggiunto, entreremo in studio e il disco potrà vedere la luce nel mese di giugno. L'estate, che speriamo arrivi presto, aspetta i nostri nuovi racconti, i nostri pensieri, le nostre canzoni. E noi non vediamo l'ora di farveli ascoltare. Così diventeranno anche le vostre e di tutti. Contiamo su di voi. Grazie. Beh, avete sentito, loro sono gli amanti. L'amore è proprio il loro mezzo di trasporto, mentre loro si considerano dei veri e propri viaggiatori. Tutto questo diventa musica folk e rock in un disco del tutto interessante. Su Music Laser sapete che esistono le ricompense. Loro ne hanno una del tutto particolare. Vengono a casa vostra con 2 bottiglie di vino e vi offrono una cena. Poi assicurano che ripuliscono tutto e mettono tutto a posto. Quindi direi che sono già più che amabili come persone. Cercate il loro progetto su www.musicraser.com e ascoltate la loro musica. E questa era la prima pillola, poi durante il festival ogni giorno ne scopriremo un progetto che vale la pena di sentire. Ti ringraziamo per questo grazie intervento. Grazie a voi davvero. Ciao. Sembra un piacere. A presto. Ci vediamo più tardi. Ciao, a dopo con Sherwood. A dopo.